Buonasera, benvenuti a Libridene, siamo al bar 019, siamo in compagnia della scrittrice Maria Elena Lazzaro che ha scritto il libro Marco è nato in un giorno di pioggia, edito da Diogene Edizioni. Buonasera Marianna, grazie di avermi invitato. Grazie a te. Allora, questo è un libricino carinissimo, direi proprio una chicca. Qualcuno l'ha definito un sbaglione da borsetta. Carino. Partiamo dal titolo, Marco è nato in un giorno di pioggia. Allora, questo titolo diciamo è stato il sogno che è venuto a Maria Elena già parecchi anni prima che venisse pensato questo libro. Questo libro che ha in copertina un quadro di un mio amico è venuto fuori un giorno per puro caso e adesso vi racconto perché. Perché io avevo scritto delle poesie, le avevo scritte in maniera spontanea. Un po' questa passione l'avevo ereditata dalla nonna, che la nonna diceva sempre che l'amore era l'unica cosa che contava. E visto che lei amava molto le poesie, e già da bambina scrivevo le poesie insieme a lei. Quindi ho imparato prima a scrivere le poesie e poi a scrivere. E quindi mi è venuto spontaneo scrivere queste poesie e le avevo nel cassetto, come spesso accade. A un certo punto ho pensato che forse era giunta l'ora di mettere queste poesie un po' a disposizione di tutti. Quali sono i temi che tratti allora, in queste poesie? Fondamentalmente in queste poesie si racconta come la vita riesce sempre a sconfiggere la morte in qualsiasi momento, che può essere un fiore che magari ti ispira un pensiero particolare, che può essere un tramonto, che può essere una cosa qualsiasi, perché dietro a tutto questo c'è una tragedia che si svela soltanto alla fine. Allora, che cosa succede alla protagonista di questo libro? Che cosa succede a Roberta? Questo però non l'abbiamo detto, scusami se no. Ti interrompo. Il libro si articola anche dal punto di vista stilistico, è molto originale perché c'è prosa e ci sono delle poesie. Esattamente. Quindi si alterna prosa e poesie. È un prosimetro infatti e questo risponde ad una precisa esigenza proprio del mio modo di scrivere. Che io ho sempre pensato che la scrittura, un po' sulla scia delle scrittrici latinoamericane, sia una scrittura fatta con i cinque sensi, quindi non mi bastava né soltanto la poesia, né soltanto la prosa, né soltanto l'immagine. Ci sono anche immagini. E ci sono infatti le immagini. Facciamone vedere una. Questa mi piace tanto, ad esempio. A me piace tanto un'altra, dopo la possiamo vedere. Ah sì, certo. Sì. Allora, mi piace moltissimo l'immagine, questa immagine. Mi piace moltissimo questa. Questi sono i disegni. Questo è un disegno preesistente il libro ed è il disegno di una mia amica carissima. Bello. Ed è un disegno molto ma bello. Ma anche tutti gli altri sono stati realizzati? Questo e anche quello iniziale, quello che apre la raccolta, sono di questa mia carissima amica. E gli altri invece sono stati fatti sempre dalla mia cara amica, ma dopo aver letto le poesie. E io a questo punto vorrei leggere una poesia, se tu sei d'accordo. Ok. Vorrei leggere una poesia che si chiama... Te l'avrei chiesto? Anche più di una. Anche più di una, va bene. Voglio leggere questa che si chiama Giallo Gelsomino. Per me è molto importante. Come in una giostra di profumi e foglie di sambuco, vivo questo magnifico mio tempo sotto l'ombrello delle tue parole e nella notte, non senza timore, mi lascio condurre dalla luce dei tuoi baci e mi sento Venere e poi Terra per sbocciare ancora rovente e riposare accanto all'ulivo e al gelsomino non ancora in fiore. Ti piace? Bella. Senti anche tu un po' Venere quando vedi. Sento più gelsomino. Che poi è un fiore che adoro tantissimo. Io a casa ho la pianta di gelsomino. Che cura mio marito, però ce l'ho. Secondo me i fiori comunque sono molto importanti. In questo libro lo sono tantissimo. La natura. La natura.
Un'altra cosa molto importante è anche il silenzio, però. Allora, questo intanto è un altro disegno che racconta i girasoli. Perché io credo che poi in assoluto, in qualsiasi relazione umana, il silenzio diventa fondamentale. Però non un silenzio che è assenza di qualcosa, ma un silenzio che trabocca di essenza e di parole. Perché quando è il momento di stare in silenzio, probabilmente è lì che si desidera la verità, almeno secondo me. E io un giorno ho scritto questo, silenzio. Non è sempre facile vivere il silenzio. Può essere la più alta forma di comunicazione, può essere un nulla senza confini. Mi piace il silenzio. Da voce al celato, spegne gli inganni, trabocca di essenza. È insidioso il silenzio. Se vuoi, non fa male. Fa male il silenzio, strazia l'assenza di suono che cade nel nulla. E io resto qui, con la testa piena di troppe parole, senza chiedermi perché, senza domandarti nulla. Perché questo silenzio? Questo silenzio, in fondo, è il silenzio che la protagonista di questo libro, che si chiama Roberta, ha vissuto per tanti anni. Perché lei, viva per miracolo in quanto scampata ad un attentato, a un certo punto l'unica sua risposta a questo, comunque è stato un miracolo, è stato il silenzio. Il silenzio perché non riusciva a dare un senso a questa cosa. E quindi per me e anche per Roberta, la protagonista, che si salva grazie alla forza per i bambini, salva in tanti modi. Salva soprattutto perché crede nella vita, però crede anche molto che quando resta in ascolto trova poi la sua voce. E Tu questo. parli anche di fatalità, no? Quanto è importante la fatalità? Hai detto che per una fatalità Si si vive. vive e per caso si muore, no? Esiste l'occasione che ti fa scegliere di essere viva, perché caso ti vuole viva, ma la tua scelta deve essere di vivere, perché nel momento in cui tu non sei morta e mentre stavi in un attentato, mentre hai vissuto un attentato, la tua anima muore un attimo, non sei subito viva di nuovo. E quindi il caso ti Certo, dà poi il l'opportunità trauma così di, forte. diciamo, di scegliere di vivere e a quel punto di percorrere un cammino di vittoria. Quindi qual è il messaggio che tu vuoi lasciare? Il messaggio che io voglio lasciare, Principale, perché ce ne sono tanti, sì, ce ne sono belli. troppi. Il messaggio che voglio lasciare è quello di fare in modo che ci sia comunque una stella che orienta il cammino, qualsiasi essa sia, perché non è che per tutti è la stessa, però sicuramente ognuno di noi ne ha una e quella deve essere guardata almeno una volta al giorno. Questo è il mio Ma ti posso messaggio. chiedere qual è la tua? Sì, la mia è una stella che sta nel cuore così come nel cielo. Non svelo il nome però. Non svelo il nome. Grazie Mariella. Grazie Ti facciamo vedere il tuo libro. Maria Elena Lazzaro, Marco è nato in un giorno di pioggia, edito da Diogene Edizioni. a te. Arrivederci.